Amici pali dal canale, buonasera da vostro Nino Juventus. Il mondo si è paralizzato, si è bloccato il pianeta Terra. È morta la regina Elisabetta. Sicuramente dispiace, perché comunque ha scritto una parte, ha scritto un'epoca della nostra storia. La regina Elisabetta, chi non conosce la regina Elisabetta? Cioè, chi ha la notizia di oggi che è morta la regina Elisabetta non ci è rimasto un po' male, ma anche, credo, anche i più piccoli, più, diciamo, quelli delle ultime generazioni, anche i bambini che secondo me sono nati negli ultimi 10 anni, comunque abbiano sentito almeno una volta nella loro vita la regina Elisabetta, o comunque difficilmente un bambino di oggi, anche 10 anni, 9 anni, non conosce la regina Elisabetta. Quindi credo che oggi sia un giorno dove è stata segnata la fine di un'epoca, la fine di un momento in cui la storia, fino a oggi, ci ha raccontato una donna che praticamente sembrava immortale. Cioè, Ciro Di Marzio, nel film di Gomorra, è chiamato l'immortale, ma muore, credo, quanti anni ha l'attore, più o meno? Una quarantina d'anni. Cazzo, cioè, Ciro Di Marzio è l'immortale, a Regina Elisabetta che è la doppiamente, la triplicamente immortale. Però io voglio dire una cosa, ma una cosa la voglio dire perché proprio ci tengo. Ma non c'è più fede, parla che è morta la regina Elisabetta a 96 anni. A 96 anni, 96 anni. E quando arrivai a 96 anni? Ma facetemi capire una cosa, ma questa qua quando cazzo l'ho campata? 300 anni. Questa si è vista la prima guerra, la seconda guerra, questo mo si scoppiava la terza guerra mondiale. Secondo me, sempre se mi sono qui, cioè, è morta la regina Elisabetta, per carità, è la fine di un'epoca, è un qualcosa, diciamo, che ma anche di storico, comunque. Però non ci caghe tu, cazzo! Questa è morta a 96 anni! 96 anni! E quando eroi a 96 anni? Quindi, dispiace. Però, guarda lì, questo quanto cazzo volevo campare? 300 anni!